Benvenuti a Radio Incontro, oggi siamo in compagnia di Gaia con il nuovo singolo You Are The Sun. Ciao Gaia. Ciao Stefania, ciao ragazzi e grazie per questo spazio. Allora, Gaia di nome di fatto? Sì, Gaia di nome di fatto. Bene, importante. Sì, si cerca sempre, insomma, di, al di là di tutto, no? delle difficoltà che si possono avere. Si sa che noi artisti poi, no? Siamo un po', come dire, uterini, però si cerca sempre di guardare al positivo, qualsiasi cosa accade. Poi soprattutto questo è un momento brillante perché è un nuovo inizio, quindi essendo un nuovo inizio non si può essere che Gaia, ecco. Esatto, allora, prima di parlare del singolo, da come nasce, io ti chiedo, Gaia, chi è Gaia in realtà? Chi è Gaia? Sì. Allora, guarda, io sono una cantautrice, sono di Napoli e mi appassiono alla musica sin da quando sono piccola perché sono nata di fatto in una famiglia dove le arti performative in generale, ma soprattutto la musica, poi diciamo erano e sono ancora tutt'oggi pane quotidiano, quindi ho ascoltato tanta musica grazie ai miei familiari, ai miei genitori in particolare. E scrivo da quando ho 11 anni, quindi ho cominciato a studiare chitarra classica e poi col tempo il solfeggio, il canto, insomma un po' di tutto. Però in particolare la vena compositiva, insomma, è presente sin dall'infanzia, no? Quindi dalla più tenera età. E nel frattempo sono anche una studentessa, studio, però il mio piano A nella vita ovviamente è la musica e in questo momento sto realizzando quello che ho sempre sognato, quindi è un momento particolare, di svolta, emozionante e quindi ecco, al momento sono questo. Senti Gaia, tu provieni da studi musicali di conservatorio? Io sono, diciamo che la vicenda è un po' particolare perché io ero privatista, quindi stavo seguendo il percorso da privatista. Poi nel 2012 ci fu quella manovra con diciamo, il cambiamento, no? che è stato adottato, cioè i conservatori sono divenuti università, io ero ancora piccola, quindi ero praticamente né carne né pesce. Io ho conseguito il diploma in solfeggio, quindi a conti fatti un terzo anno e al conservatorio di Benevento e poi stavo preparando il quinto anno di chitarra classica. E dopo mi sono fermata perché ho dovuto compiere una scelta, però ho continuato a studiare in musica moderna, quindi mi sono spostata più ecco verso lo studio di Cubase, SX per esempio, strumenti di registrazione, poi il canto ovviamente. Ho fatto anche, sono stata per un anno con i professionisti del musical Romeo e Giulietta e Notre Dame de Paris a fare stage, quindi ecco mi sono evoluta su più fronti mentre continuavo anche a suonare nei locali, nel napoletano, quindi il mio è stato un percorso un po' ibrido, ecco, non proprio classico al 100% né moderno al 100% o pop al 100%, ecco. Adesso attualmente dicevi che studi, cosa fai? In questo momento all'università io sono da magistrale, sono iscritta a Padova, sto studiando strategie di comunicazione, quindi anche lì insomma ecco cerco di ibridare il mio percorso con esami quali ad esempio non so, musica per audiovisivi, ecco, no? Quindi cerco comunque di mantenere questo profilo e ho studiato prima lingue, quindi portoghese, tedesco, però continuo ovviamente anche a studiare musica perché non si finisce mai di imparare appunto per una vita credo anche fino a 70 anni e oltre, quindi si studia ancora, si fa ricerca personale su se stessi oltre che studiare proprio nel, diciamo nell'accezione più ecco etimologica, no? Del verbo studiare, ecco. Esatto, quindi una bella storia alle spalle, una grande preparazione, esperienza, no? Che ti ha portato a questo You Are The Sun, me ne parli? Sì, allora You Are The Sun è un pezzo che ho scritto qualche anno fa, 4-5 anni fa, e è una canzone diciamo d'amore, un inno all'altro, all'amore in generale, è abbastanza solare, emotiva, ma soprattutto è rock. E, come già detto, infatti è nata anni fa, però tutto è stato ampiamente valorizzato dal brillante arrangiamento della mia produzione artistica attuale e che ha conferito al pezzo molta grinta, un'enorme energia, insomma il pezzo è diventato ballabile, energico, a livelli massimi, ecco. Sono molto contenta e soddisfatta, oltretutto oggi esce il videoclip, è in uscita il videoclip su YouTube, sul canale principale della Universal, Vevo, e quindi insomma siamo tutti molto emozionati in fibrillazione. Senti, vogliamo dare i tuoi contatti così magari vedranno in anteprima appena uscirà il videoclip? Assolutamente, allora per seguirmi su Facebook c'è la mia pagina artista, la si trova al seguente indirizzo, chiocciola, poi Gaia, scritto maiuscolo, e Songwriter Official Page.
Poi è possibile seguirmi anche sulla pagina di Masterplan, che è il contest da cui è cominciato questo mio percorso professionale, o della If Records Management, che è appunto la mia etichetta. E ovviamente adesso il singolo si trova dal 12 luglio su Spotify, sull'Apple Music e anche sull'iTunes Store, dove è possibile acquistarlo. E però da oggi appunto sarà possibile anche vedere il videoclip sul canale della Universal Vevo Gaia. Quindi bene, ecco, allora, seguitemi. Certo, allora noi lo pubblicheremo e pubblicheremo Gaia anche questa chiacchierata sulla nostra pagina YouTube. Parliamo Grazie. Del cast, il tuo cast, quello che ha permesso la realizzazione di questo singolo. Sì, guarda, allora il mio manager attuale è Ivano Paraci, e diciamo che è stato anche il mio, se così si può dire, talent scout, perché è stato lui che mi ha scoperta praticamente con il suo staff. Io poi ho partecipato al contest Masterplan a Monza, sono state 4 serate, bellissimo, mosaico di artisti, di professionisti dal mondo della musica italiana internazionale, faccio qualche nome: Massimo Luca, Marcello Balestra, c'erano anche Omar Pedrini, Andy De Blue Vertigo, Giovanardi. E dopodiché praticamente ho appunto firmato il contratto con produzione If Records Management e poi con la distribuzione anche della Universal. Nel mio staff attualmente quindi c'è appunto Ivano Faraci, che è anche il mio produttore, editore, manager dell'etichetta If Records, e poi c'è Andrea Dulio, che è un famoso discografico, lavora con gli Oasis e quindi è parte anche lui dello staff della If. L'arrangiamento e la produzione artistica di questo pezzo in particolare, You Are The Sun, è di Pietro Foresti, e poi ci sono ovviamente tanti altri collaboratori, non sto qui a far l'elenco, però ne sono tanti e davvero è un bellissimo staff. Io sono molto contenta, si lavora bene, si lavora sodo, ma allo stesso tempo c'è un bel clima, quindi meglio di così credo non poteva andare. Bene, Gaia, io sono felice. Tu sei una persona davvero solare, probabilmente rispecchi anche il titolo, no, di questo singolo. Tu sei il sole, davvero. E poi hai tante carte da giocarti, l'università di cui ci hai parlato e sicuramente la tua arte. Quindi io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, e però ti dico... Vive il lupo. Esatto. Vive il lupo. Quindi sei anche animalista? Sì, è il lupo il mio animale preferito, se così vogliamo dire. Bene. Sono animalista, sì. Bene. Sono animalista, diciamo che devo ancora fare il passaggio, lo ammetto qui, poi magari cambierà qualcosa tra un po' di anni, al vegetarianismo, se così si può dire. Quindi ecco, sono animalista, però allo stesso tempo sono per allevamento e produzione sostenibile, ovviamente. Ecco, certo. Le grandi industrie, sai, alimentari, se così vogliamo dire, di certo non rispettano questi canoni, questi parametri. Però allo stesso tempo sono un amante della carne anche, mi spiace dirlo, ma... Lo so, troppo. È difficile il passaggio, come dicevi tu, ma dai, prima o poi ci riusciremo, anche io sono come te, ancora non riesco a farlo. Così. Sì, ma lo faremo prima o poi, sono certa di questa cosa, per volontà o per necessità in noi, sì. Certo, certo. Una grande persona, davvero, mi ha fatto piacere conoscerti, Gaia. Grazie. Tante cose belle intorno a te, dentro di te soprattutto. Io ti auguro una bellissima estate, il tuo singolo è in programmazione da noi e poi, come ti ho già detto, questa chiacchierata verrà pubblicata sulla nostra pagina YouTube e tu potrai condividerla. Va benissimo, grazie mille allora Stefania. Grazie a te, ascoltiamo insieme naturalmente You Are The Sun di Gaia. Grazie, ciao a tutti. Ciao, ciao. Questions. I'd like to be your dreams come true. I'd like to be the secret your life's revealing. There I know it's impossible to do. Stars are not bright enough. Sounds are not sweet enough. Skies are not big enough. Stars are not bright enough. Sounds are not sweet enough. Skies are not big enough. Because you are the sun. You are the gun there I use to shoot all the bad there I meet in the streets of my life. You are you. You
what you want. I'd like to be the scream when you are voiceless. I'd like to be in all your tears of joy. When I'm not strong enough, grass is not green enough, seas are not deep enough. When I'm not strong enough, searching for true love was a name for us. You were there and that was already yours. There's no need to spell the word, cause I'm always belong to you. You are the sun, you are.